Buon pomeriggio amici sportivi di sannicandro.tv, rieccoci nuova edizione del nostro TG Sportivo. Partiamo dalla pallavolo, vediamo i risultati dell'Open maschile con le grafiche di Raffaele Sassano. Vince il San Marco 3-2 in casa contro l'ANSPI Sannicandro, vince anche il Troia 3-0 su Lucera. Vince anche l'altra compagine Lucera per 3-1 sulla Pricena, sconfitta in casa dello Stornara per 3-0 contro il Sansevero. Ha riposato Vico del Gargano. Ma vediamo dunque la classifica dell'Open maschile appunto di pallavolo che vede al primo posto il Sansevero con 34 punti, segue Troia 29, Lucera 26, Vico del Gargano 22, 16 punti per ANSPI Sannicandro, 15 San Marco, Olimpia Pricena 12, Givova Lucera 11, fermo ancora a 0 punti lo Stornara. Vediamo cosa è successo. Nei playoff vediamo la grafica. Il Pietra Monte Corvino batte il Troia 3-1, vittoria del Virtus Sansevero 3-0 sul Vieste. Non si è disputato l'incontro tra ANSPI Sannicandro e Ischitella. La classifica dunque dei playoff vede al primo posto il Sansevero 14, il Vieste a 10 punti, Ischitella 9, Pietra Monte Corvino 4, ANSPI Sannicandro 3. Appunto con una partita in meno, e il Troia 2 punti. Vediamo le due partite di playoff. La Pricena ha vinto facile 3-0 sul Cerignola, non si è disputata mentre Vico del Gargano San Marco ha riposato il volley Casalnuovo. La classifica dunque dei playout vede Apricena 11 punti, San Marco 6, Casalnuovo 4 a 0 punti Cirignola e Vico del Gargano. Passiamo al calcio, alla Lega Pro Girone C. Importanti sviluppi. Vediamo i risultati. La Regina vince 3-0 in casa contro il Casertana, sconfitto il Lecce in casa del Virtus Francavilla 2-1. Dopo vedremo gli sviluppi in classifica. Catanzaro batte Matera 3-1, la vittoria del Melfi in trasferta 2-0 contro il Catania, 1-0 Messina Monopoli, pareggiano 1-1 Fondi e Taranto, Siracusa Poker 4-1 sul Vibonese, vince anche Fidelissandria 1-0 sull'Acragas, Paganese Cosenza termina 1-1, la vittoria del Foggia 1-0 sullo Juve Stabia. E proprio la vittoria del Foggia sullo Juve Stabia regala momentaneamente la vetta alla squadra foggiana appunto a 59, segue il Lecce a 58, 49 punti per Matera e Juve Stabia, 48 Virtus Francavilla, Siracusa e Fidelissandria appaiate a 41 punti, così come Fondi e Cosenza a 40, 39 punti per Catania e Casertana, 34 Paganese, 30 punti per Monopoli e Messina, Taranto 29. Regina e Catanzaro 27, Acragas 24, Melfi 20, chiude il Vibonese con 19 punti. Nella prossima giornata di Lega Pro vediamo il calendario come sarà composto. Il Lecce ospiterà in casa il Catania, il Melfi contro il Catanzaro, Cosenza, Fidelissandria, Siracusa, Fondi, Juve Stabia contro Paganese, Taranto ospiterà l'Acragas, Casertana, Messina. Il Matera affronterà il Regina, Vibonese, Virtus Francavilla chiuderà Monopoli che ospiterà in casa il Foggia. Passiamo alla terza categoria, vediamo i risultati di ieri. Lo Stella Azzurra Troia vince 3-0 su Lecce del Liceto, vittoria anche per Orsara 2-1 contro Nuova Daunia Foggia. Vittoria facile il Vieste 6-0 in casa contro lo Sporting Vico, vince anche il Sannicandro 2-0 sul Foggia Incerit, Poker del Real Foggia sul Virtus Castelluccio e vittoria dello Zapponeta in trasferta 4-3 sul campo del Sant'Agata, mentre ha riposato il Cerignola. La classifica non cambia, vede sempre al comando Cerignola e Vieste con 34 punti, segue poi Stella Azzurra Troia con 32, Real Foggia 29, Academy Sannicandro 25, Orsara 24, Zapponeta 23, Sant'Agata 18, Sporting Vico 15, Foggia Incerit 12, Elche del Liceto 9,
8 punti per Nuova Donia Foggia, chiude il Virtus Castelluccio a 5 punti. Vediamo il prossimo turno del campionato di terza categoria. Virtus Castelluccio contro Academy San Nicandro, quindi trasferta per la nostra compagine. Sporting Vico contro Orsara, Elche di Liceto contro Real Foggia, Foggia Incirit ospiterà il Sant'Agata, il Cirignolo in casa affronterà lo Stella Azzurra Troia, il Vieste sarà impegnato in una trasferta di Zapponeta, mentre riposerà Nuova Donia Foggia. Questo è tutto per oggi, vi do l'appuntamento lunedì prossimo, grazie per la visione, buona serata.